Bentrovati a Design Diffusion News. Si è appena conclusa l'edizione 2019 della Design Week milanese, appuntamento principale per addetti ai lavori e appassionati di design provenienti da tutto il mondo. Blogger e influencer internazionali del settore del design e degli interni come Agatha Dimic di PassionShake.com e Stefan Nilsson di TrendStefan.se hanno partecipato al Blog Safari, un tour alla scoperta delle novità presentate al Salone del Mobile da una serie di aziende. I partecipanti hanno avuto la possibilità di parlare direttamente con i designer per toccare con mano e poi raccontare tutte le tendenze del 2019. Ideata in esclusiva da DDN, l'iniziativa ha riscosso grande successo e ha come obiettivo quello di diffondere con la velocità e la carica dell'online le news più interessanti e le novità di prodotto da Milano al mondo. Le tappe del Blog Safari 2019 sono stati gli stand di Cartel, Polyform, De Padova, Flu e Nardi. Grande affluenza di pubblico durante il fuori salone per DDN Futura in Piazza Castello, area dedicata alla città del futuro. Saviola ha presentato un'installazione denominata Metamorphosis Experience. È un percorso dell'economia circolare. Abbiamo creato questo spirale dove le persone, gli ospiti possono vivere ogni fase del processo del prodotto, della materia prima, il prodotto che è il pannello trucciolare nobilitato, fino all'applicazione del prodotto e lo spazio, l'architettura. Sono 4 container, uno che è l'accoglienza dove le persone iniziano a capire il concept, e la prima un po' più piccola che è una creazione proprio fatta dove entri alla materia prima, è una stanza ambientata con i truccioli, con tutte le immagini anche dei profumi, perché sono stati anche scelti profumi ad hoc per sentire proprio essere dentro della materia prima. Invece che la seconda, che sono queste stalagmite che fatti del nostro pannello, il pannello nobilitato, insieme a questa sintonia, no, di Leonardo da Vinci, con le immagini di Leonardo da Vinci, con i profumi, che fanno comunque capire la crescita del prodotto. Invece che quando fai il percorso alla terza stanza, lì diventa comunque un spazio dove le persone credo che capiscono che non c'è un limite per creare. Il prodotto si può applicare ovunque, per quello il soffitto diventa pavimento, il pavimento soffitto, e l'abbinamento con diversi materiali, le geometrie del pannello fa capire che comunque è il futuro. L'azienda che ha realizzato l'illuminazione del primo Starbucks in Italia ha inaugurato in zona Tortona il suo nuovo showroom. Delta Light, la multinazionale belga di illuminazione architettonica che ha curato la realizzazione dell'illuminazione interna nei locali dello Starbucks Reserve Roastery di Piazza Cordusio a Milano, ha aperto il suo innovativo showroom durante la settimana del Salone del Mobile. Situato nel cuore del Tortona Design District in via Gaspare Bugatti, il Delta Light Studio Milano è stato sviluppato su un originale format che riunisce esposizioni concettuali, attività formative dedicate allo studio della luce, la presenza di un team di esperti e uno smart lab dedicato ai prodotti. Per questa settimana è tutto. Have a Design Week!